avvocato, un professore d'università. Ho degli vabbè, la interrompo io allora, senatore. Sì, grazie. Lei ha detto che comunque a livello nazionale l'NCD ha un impegno per tenere unito comunque, per far sì che il governo faccia le cose. Ecco, è plausibile pensare che a livello regionale si possa continuare su questa falsa riga, cioè NCD-PD, e che quindi l'NCD corra insieme al PD per la carica da governatore? Ma guardi, la voce corre. C'è anche l'accordo con l'UDC comunque. Sì, no, dunque, intanto c'è un accordo più ampio e do subito una risposta che però mi sembrava implicitamente di aver dato, in senso, diciamo, che le possibilità non possono essere escluse. Scuse, sì, quindi già questo lo sto dicendo con la possibilità non è esclusa. Le possibilità non sono mai escluse, insomma, sarebbe pazzesco pensare che un accordo di governo che regola l'attività governativa e il tentativo che si fa di sollevare l'Italia in un momento drammatico della sua storia non possa essere replicato a livello regionale. Questo nessun politico serio lo potrebbe giustificare con un'affermazione razionale, con un'affermazione credibile. Quindi io dico, proprio rispondendo alla sua domanda, ma ripeto, credevo di avere già implicitamente, seppure in maniera più nascosta, più velata, dire che il senso di responsabilità implica qualsiasi scelta, cioè dire noi dobbiamo finalmente cominciare a capire che prima delle beghe personali, che prima dei conflitti personali, della primazia di A, di B, di C o di D, vengono gli interessi della nazione e inevitabilmente gli interessi regionali sono una parte, un segmento degli interessi nazionali. Quindi alla sua risposta, giusto per evitare di essere accusato di tatticismi, perché poi io non sono una persona che pratica tatticismi, alla sua risposta io rispondo che sarebbe irrazionale pensare che un'esperienza nazionale non possa essere replicata a livello regionale. Chiaramente tutto questo deve essere filtrato da quello che costituisce il materiale dell'accordo, cioè dire ci si accorda non sulla base di alleanze, diciamo così, discontinue, prive di giustificazione, ci si accorda su cose che poi possono essere dichiarate ai cittadini, cioè dire di ogni cosa che un politico ritiene di fare si deve poter poi dare una spiegazione in termini politicamente razionali, quindi è possibile ogni altro accordo per cui, purché avvenga su di un territorio politicamente credibile e utile per gli interessi della regione, ma quindi anche della nazione.